pazzesco, incredibile. E non so perché mi sto girando. Ed eccoci qui, anche il cameraman balla, come al solito. Mamma mia, damn, assurdo. Saluta Mano. Incredibile Mano che è tornata con noi, incredibile. E assurdo, ecco, e succhiato, basta, giusto. Eccoci qui, incredibile, in un episodio delle riunioni, incredibile, che non avevamo pianificato. Incredibile, salutiamo il camera, è pazzesco, incredibile. E salutiamo Sus. E salve a tutti. E Mano li saluta di nuovo. Sua maestà, ma avevamo già salutato. E beh, è importante salutare due volte i nostri fans. Incredibile, damn. Eccoci qua. Allora, dicevamo incredibile. Infatti, come vedete, è tutto distrutto qui. No, in realtà no, distrutto, perché stiamo facendo work in progress. Incredibile, pazzesco e assurdo. E lo dico tre volte per rafforzare i concetti. Eccoci qua. Perché vedete tutto un po' spostato, incredibile? Perché noi stiamo organizzando, pazzesco, e la prima puntata del nostro show, incredibile, perché nessuno si metterà conto di noi. Avete capito? Bruco, non bruco, cose strane o non cose strane. La puntata dello show sta arrivando in coming e vedrete che succede. Non vi diciamo neanche come si chiama, perché vogliamo che ci sia un po' di suspense, incredibile. Una hot potato. Insomma, sta, perché tornate a dire quella parola strana che aveva detto nel video del wrestling? E lo sa che quando lei parla in inglese, mamma mia, qui balla tutto, vero Mano? Ecco, vabbè, volevo dire, mi piace dire hot potato. Mi piace dire hot potato. Damn. Ovviamente siamo riusciti anche a ricontattare Brinde Guglielmo, e tutto a posto, circa, nonostante cose strane accadono. Quindi, Bruco, succhia, non ti metterai mai contro il vostro caro scheletro, e Sus e Mano e il nostro gruppo incredibile. Quindi, off dei coglioni tu, Bruco, nessuno ci fermerà da fare il nostro show incredibile in coming soon. Ecco fatto, quindi noi stavamo cercando di pensare con le nostre grandi teste, e vabbè, anche la metà testa del cameraman, no, è inutile che ti lamenti, cameraman. Come pianificare lo show incredibile. Infatti, piccolo spoiler molto sus, oltre a fare ovviamente il set, a cambiare un po' di settaggi incredibili del nostro show incredibile, abbiamo fatto una cosa incredibile. Sus, vai sus. In realtà non so quanto sia stato furba questa cosa, sono messa, però diciamo che abbiamo mandato dei provini. Ecco, questa cosa che avevamo fatto anche nel Godoverse, quando avevamo iniziato il nostro show incredibile, che avrà lo stesso nome del Godoverse, per attrarre gente del Godverse, ovviamente, e abbiamo mandato dei provini per fare delle cose che non vi diciamo, ecco. Sono questa mia aiuta. Ecco, appunto, vi raccontiamo un attimo. Quando abbiamo iniziato il nostro show incredibile nel Godverse, avevamo bisogno di un po' di aiuto incredibile, perché avevamo un cameraman anche nel Godverse, che forse era pure meglio di questo maledetto cameraman, almeno era più famoso. Avevamo un cameraman incredibile, avevamo anche altri personaggi che ci aiutavano nel backstage e nello stage from the stage. Questa era una frase che dicevamo sempre. Abbiamo mandato quindi dei provini, che non so neanche se si può dire mandare dei provini, però insomma abbiamo mandato dei fogli sus, che non abbiamo una diapositiva perché non ce la siamo dimenticata. Comunque ve la faremo vedere nella prossima puntata incredibile, e vediamo se qualcuno ci risponde, vediamo che succederà, quindi chi lo sa. E quindi sì, questa era una puntata delle Vioni incredibile, extra, che non dovevamo fare, avevamo pianificato, ma per il futuro. Vi ricordate che nella Vion di Honkai vi avevamo detto che ci piaceva fare la stessa cosa per quell'altro gioco della MiHoYo che si chiamava Zenless Zone Zero? Lo ricordate? Bene, se non lo ricordate, e vedete per il video, e l'avevamo detto, incredibile, però volevamo fare in futuro questa cosa. Però dato che oggi abbiamo un po' di tempo libero, incredibile, cosa che capita veramente raramente, questo maledetto cameraman che non è mai con noi, sempre quando dobbiamo registrare le cose incredibili, vero Sus? Succhia, vero Mano? E dobbiamo aspettare i provini incredibili con il nostro foglio partono, e chissà se succederà qualche cosa incredibile. Oltre a preparare il coso dello stage, abbiamo detto, ehi, perché non registriamo una incredibile review, tattica incredibile, e quindi la registreremo per voi. E adesso vi dirò incredibile cosa parleremo. Nel review di oggi vedremo le mosse incredibili dei personaggi di Zenless Zone Zero, incredibile, pazzesco, oltre a un'altra cosa che ci ha consigliato il nostro camera, che non sapevamo noi, delle animazioni tipo sus, che ci sono quando metti i personaggi, tipo, com'è camera? Li potenzi, tipo? Vedremo che cazzo ne so. E poi vedremo, incredibile, una cosa, vai sus! E dato che è uscito letteralmente adesso, da 45 minuti, registreremo una review tattica, sempre per voi è sempre lo stesso video, sul trailer della nuova serie dei Pokémon, l'anime che parlerà di Scarlatto e Violetto. E Ash non c'è, Ash Ketchup, non c'è Ash Ketchup, vero Mano? E anche Mano è triste. Infatti sarà la prima serie animata incredibile e dove non c'è Ash, che ha vinto il campionato finalmente dopo 20 anni, 30, quanti cazzo ne sono passati, ma lui non è invecchiato di una virgola,
incredibile, ci sarà una nuova serie. Ma quella è la figlia? No, non si sa, che tanti misteri. E quindi niente. 3, 2, 1 e partiamo dal trailer incredibile di Pokémon. Quindi, wow! Ed eccoci qua, su, sei pronto? Incredibile. Perfetto. Adesso partiamo a vedere il trailer incredibile. È questo, no? Ok. È la nuova serie di Pokémon incredibile. Quindi 3, 2, 1, vediamo che succede. Alziamo un po' il volume. Vediamo un po'. Lico. Sumista è kawaii lei. Sì, è molto kawaii. Roy. Cioè, hanno ributtato Pikachu come Pokémon di un tizio strano, capitano? Ah, il professor. Ma. Sì, questo è tipo uno dei Pokémon di Scarlatto e Violetto? 14 aprile. Adesso è molto kawaii lei, però scusate, la dobbiamo un attimo rivedere perché cazzo, o leggiamo sotto o guardiamo quello che succede. Non, vero sus? Sì, ero un po' distratto anch'io, vero mano? Quindi rivediamo un attimo, intanto dura 40 secondi e poi ne parliamo. Un attimo, fammi, cioè, lo rivediamo un attimo perché. Ok, mio protagonist, ok. Ok, tipo. Vabbè, sono doppi protagonisti. Sus, cosa ne pensi? Beh, lui mi sembra Gagliardo. Mi sembra un Chad. Questo chi cazzo è? Questo è il professore? Science, ma poco. Professor. Quindi Pikachu adesso è diventato il Pokémon del professore? Ma non è kawaii, dai. Ehi, ok, quindi c'ha Sprigatto? Si chiama Sprigatto? Ok, non metti in edito. Questo non si sa chi cazzo è? Quello non. Questo è fighissimo, questo qui è proprio figo. Su cosa ne pensi? Senza per favore dire cose. Ci siamo capiti. E di aprile 14. Ora ne parliamo. Su, tutto bene? Stavo pensando. Io ho molta paura di chiedere cosa stava pensando, su, vero mano? Lasciamo pensare, su, un attimo. Cameraman inquadra il vostro schermo incredibile. Guarda quanto sono belli in mezzo ai Pokémon. Comunque, 2023, esce dal 14 aprile incredibile. Analizziamo un attimo questa cosa. Guarda quanti bei Pokémon incredibili. Vabbè, ovviamente sicuramente siete più esperti voi di noi. Guardate quanto è orribile quel Mach lì, una merda. E questo tizio dovrebbe essere tipo un altro tizio dei Pokémon, non so chi sia. Vabbè, noi siamo rimasti alla serie quella vecchia nel Godoverse, quindi. Comunque, lei è molto kawaii. Lui è fighissimo questo Pokémon qui con le spade incredibili. Quello che sarà il classico antagonista, non si sa chi è. E una cosa che abbiamo notato, guardate come sono fighe queste Pokéball incredibili. Deo! E poi lei c'ha questo gioiellino incredibile. E poi c'è il gattino. E poi abbiamo Pikachu nel cosplay di Capitan Findus. Quindi, insomma. Lui c'ha il Pokémon quello mela che diventa tipo il coccodrillo. Stavo per fare una battuta incredibile, non la faccio. E niente, andiamo da Sus. Sono interessato. Sus, ecco. Ora che hai pensato, Sus, cosa ne pensi? Probabilmente che leccherò la protagonista. Oh my Sus! Pure Mano si è allontanata da Sus, vero Mano, che ne pensi? Quindi pure Mano è esagerato. Sus è birbante! E insomma, io dico, io sono l'Hood Champion e dico quello che va detto. Ecco, quindi. Vabbè, forse ho esagerato. Ok, non lecco. Ecco, non lecco, ecco. Non lecco, non lecco. Vabbè, lasciamo perdere. E comunque, niente, Sus, fai un commento serio. Va bene, ok. Allora, questa serie dovrebbe parlare di Scarlatto e Violetto. Che no, ovviamente non abbiamo giocato perché capirai, non abbiamo giocato un cazzo praticamente. Però insomma, la guarderemo probabilmente sì, col tempo però, non subito. E per il resto, sì, ci dovrebbero essere tutti i classici Pokémon incredibili e niente. Guarda, apprezzate Sus che si sforza di non fare il Lude Champion incredibile. E comunque niente, vabbè, dai, insomma, sembra simpatica. Il teaser dura veramente niente, ne faranno chissà quanti. E sicuramente ne sentiremo parlare di questa serie incredibile su Pokémon. Sarà meglio del gioco? Vedremo. Guarda quanto è Chad lui. Damn. Vabbè, niente, taglio incredibile e passiamo a Zenless Zone Zero. Eccoci qua su Zenless Zone Zero, l'altro gioco della MiHoYo che è in sviluppo e non si sa quando uscirà. Questo rispetto a un Kai è diverso. È più tipo Genshin. Tipo ti puoi muovere meglio, molto più slash, un po' più action incredibile. E Sus lo vedo già interessato. Eh sì, qua so che c'è una bella gnagna gigante che ha delle forme che piacciono al vostro Sus. E quindi sono curioso. Ecco, vero mano? Guarda, quanto è carino, mano. Allora, vediamo 3, 2, 1, vediamo queste ultimate come abbiamo fatto per Honkai. Quindi vediamo un po'. 3, 2, 1, wow.
Ah, che figo, si mette la maschera come coso, Zhao di Genshin. Ah, che figo, mette uno stendardo. Che figo. Sus, calmati! Mamma mia, sono messa a volo! No, fermati, Sus, calmati! Beh, questa è veramente tanta roba, questa è proprio. Questa chi è? Ah, ovviamente è una maid che ti sega. Vabbè, abbastanza fraintendibile questa frase. Ok, vabbè, figo, lui spara incredibile, Chad. Sono messa queste col design semplice, con le spadine. Mamma mia, tanta roba. Guardate, è un mega orso, pazzesco. Potrei fare una battuta sul fatto che l'arma magari. Vabbè, lascio perdere. Ok, questa è la waifu del vostro caro scheletro. Ve lo dico, questa è tanta roba. Sus, cosa ne pensi della Super Neko? Che c'erano. Ah, questo è Furry. Questo è per i nostri amici Furry. Un bel lupone sexy. Oh, sono messa perché tossisce. Niente, mi fa ridere che c'è sempre una Lolineko. Ok, figo. Beh, come dire, piatto ricco, mi ci ficco, scusate, però qui posso dire quello che mi pare. Io sono il Lude Champion, il vostro shush, e ogni tanto devo dire queste cose. Ecco, insomma, mi sta guardando malissimo. Vabbè, dai, questa è veramente una bella ragazza. Guarda che cosa. Incredibili cosce. Allora, comunque, le animazioni sono molto incredibili, fluide, si vede che è molto più action. Fluido, incredibile, puoi fare tipo delle combo strane, ovviamente noi non è che l'abbiamo giocato o provato, insomma, figurate. Però wow, insomma, le animazioni sono. Lei tipo fa un buco nero dalla valigetta. Vabbè, cose strane. Quell'altra mette lo stendardo. Ma sono pochi personaggi rispetto anche a un Kaio Genshin incredibile. E niente, insomma, sembra carino. Lo proveremo. E chi lo mettiamo nella lista di cose che forse faremo. Perché, come vedete, le condizioni in cui siamo sono pietose. E questo database vecchio è un miracolo che regge le nostre clippette incredibili. Mi ha detto camera, me ne aggiornati con i mezzi professionali. Giustamente, se non abbiamo i soldi che compri, wow, mannaggia miseria. E niente, allora, questo ce adesso vedremo l'ultima cosa che ci ha suggerito il nostro cameraman di andare a vedere delle animazioni sus segrete che hanno i personaggi nel menu, nel menu, come si chiama? Nel menu di potenziamento? Sì, così dice, vabbè, vediamo, non lo so, che dice sus? Vabbè, dai, fidiamoci del cameraman, su. Vabbè, allora prepariamo la clip. Ovviamente in descrizione vi mettiamo i video che stiamo guardando. Perché siamo professionali incredibili, quindi vediamo un po' questo qui che ci ha suggerito il nostro camera. 3, 2, 1, wow! Ah, vabbè, ma sono animazioni quando proprio li potenzi. Ah, vabbè, ma se girano solamente. Vabbè, camera, ma che cazzo ci hai consigliato? È inutile, no? Beh, questa, perché dai, si vedono le gambe, insomma. Ok, forse ho cominciato a capire cosa vuole. Ah, ma capito, adesso capi il vostro scheletro che non pecca mai di intelligenza, ha capito cosa vuole puntare in camera. Camera furbetto, lo sape. Mannaggia a te. Sus, ti prego, calmati. Vabbè, ma dai, su questa cosa sembra fatta apposta per me. Damn! Sì, vabbè, ci entriamo praticamente dentro. Vabbè, dai, dai. Si muovono da sole praticamente. Su se sta per volare. Inquadrature, dirò solamente. Inquadrature sus, ecco. Vabbè, insomma, queste sono fatte palesemente per me. Non so cosa dire, assurdo, vero Mano? Esatto, io direi di tagliare qui, direi, eh. Sì, direi di tagliare qui. Vabbè, vediamone altre due proprio. Vabbè, mettiamo in posa col martello. Vabbè, ovviamente farò vedere anche i maschioni incredibili. Questo c'ha uno sguardo cattivissimo, questo, damn. Guarda che Chad che è l'orso, vero sus? Sì, vabbè, ovviamente è un Chad. È un Chad. Il nostro amico Furry. Insomma, secondo me lui va forte diciamo, le giovani donzelle. E beh, guarda che lupo sexy, incredibile. Come fate a non. Guarda.
Non metterà mai a fuoco il lupo sexy. Guarda che si chiama Licaon. Vabbè, ragazzi, stiamo tagliando un po' perché dura tantissimo sto video. Vabbè, lei è molto kawaii, eh. Lei è molto, molto kawaii. Sus, Somesta. Sus, ti prego, la situazione è problematica. Più del previsto. Somesta, mamma mia. Oh my god. Oh, e niente, è andata così. Quindi. E quindi. Sus, cosa ne pensi? Wow. E beh, penso che il camera per una volta. E ha consigliato una cosa molto sus. Quindi, bravo cameraman. Ecco, vero Mano? Anche Mano è di poche parole oggi, mannaggia, mannaggia. Comunque sì, effettivamente se il cameraman ci ha fatto vedere questa cosa, non avevamo proprio pianificato. Infatti qui metti tipo, pure voi guardate qui, però non guardate lì, mannaggia voi. E qui stanno mettendo i talenti, di qui si mettono cose comunque, quindi queste sì. E niente, ci sono addirittura quindi queste sneaky animazioni incredibili che penso ci siano anche in altri giochi, però non, effettivamente proprio non l'avevamo pensato di mettere in questo video, quindi quindi in questo video vi beccate tre mini review di tre cose diverse, quindi E niente, che vi possiamo dire? Il vostro schede vi saluta, Sus vi saluta incredibile e salve a tutti, saluta Mano. Oh my god. Brava Mano, cameraman saluta, che birbante camera che ci consiglia queste cose, poi dite che Sus, mannaggia voi. E niente, noi ci vediamo prossimamente con un altro video incredibile che sarà un... che ne so, non sappiamo che succederà, vediamo un po' che succederà. Quante volte ho detto succederà? Non lo so neanche io, sono fuori testa. Quindi niente, taglio incredibile, ci vediamo al prossimo video incredibile di questo... delle nostre storie incredibili.